Il Comitato di Settori per i Beni Archeologici ha dato il via libera all'eliminazione dell'interferenza della strada romana con il tracciato del secondo tratto dell'Ottozeno in località Cona, a Teramo. L'autorizzazione al passaggio dalla superstrada prevede così, come richiesto dagli archeologi, la valorizzazione delle reperti antichi quali la strada e il tempio romano. Diciamo con alcuni accorgimenti e valorizzazione da un punto di vista archeologico, anche del sito, un sito molto importante, è quello della Cona: quindi eh, eh, ampia soddisfazione perché eh, diciamo il completamento del primo lotto, che presto diciamo così eh, aprirà, e il secondo lotto vanno di pari passo. Insomma, quindi questo vuol dire che presto, molto Presto, avremo tutto il 8-0, diciamo così, che potrà funzionare. e Questo credo che sia un grande risultato per il nostro territorio. Mentre si è ancora in attesa di trovare una soluzione per lo svincolo della Gammarana. Ma è stato stabilito che i lavori in quel tratto comunque andranno avanti al fine di permettere l'apertura dell'8-0. Prendiamo atto del, del, del fatto che il Consiglio di Stato comunque ci ha confermato che qualcosina lì non funziona, adesso gli uffici eh, faranno un'altra volta il punto della situazione per capire bene e dove evidentemente c'è questo errore, eh, dove è questo errore. Eh, nel frattempo credo che si possa in qualche modo eh, trovare qualche soluzione per, per farsi insomma che anche questo svincolo importante possa uh, proseguire. Io credo che insomma l'80 è un'opera e Zero, tutte le opere, diciamo così, eh, secondarie l'80 sono assolutamente importanti per importantissimi per la nostra città. Sindaco ci porterà presto a vedere lo stato dei lavori? Andare a fare un giro sull'8-0 per vedere sia diciamo, la parte eh, che oramai è quasi in fase di ultimazione, sia magari la parte che ha bisogno ancora di, di, di alcuni interventi e soprattutto del passaggio diciamo così dei lavori nel tratto dove passa la strada romana, un impegno che ho preso e che insomma presto, ma nell'interesse generale anche della cittadinanza che si potrà meglio rendere conto di qual è la situazione.